Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life. Tutta l'informazione di Rieti e Provincia su rietilife.com, Facebook ed Instagram. Senza lo stadio sarà difficile proseguire. Tito Capriccioli apre così la conferenza stampa indetta da SS a Rieti. Perentorio e chiaro negli intenti, Capriccioli ha confermato che parteciperà al bando del Comune di Rieti per la gestione dello Scopigno, pur amareggiato dai criteri che di fatto escluderebbero per questioni di territorialità la SSA dalla corsa. Qualunque decisione è rimandata al 28 giugno, giorno nel quale si conosceranno le sorti dell'impianto e di chi, tra Leoncini e Capriccioli, sarà il nuovo padrone di casa. La vicenda dei tanti cuccioli in stato di sequestro all'interno del canile di Rieti è un punto di svolta. Mentre il sindaco Daniele Sinibaldi ha richiesto il dissequestro degli animali al Tribunale di Rieti, arrivano proprio dal canile notizie preoccupanti su alcuni degli esemplari. Colpa anche dei ritardi e delle lungaggini burocratiche, diversi cuccioli sarebbero morti in seguito alle patologie che si stanno diffondendo tra molti di loro. Una corsa contro il tempo per i volontari che stanno cercando di prendersi cura degli animali in attesa di una vera svolta che possa dare il via alle adozioni. Ancora cani al centro della cronaca locale, con una denuncia arrivata dai carabinieri di Cantalice per un 65enne romano colpevole di aver rapito un cucciolo di Labrador. La vicenda, di cui Rieti Life aveva dato notizia a fine maggio, era stata diffusa proprio da un abitante di Cantalice che aveva dato l'allarme subito dopo la sparizione del piccolo esemplare di Labrador, in seguito a testimonianze di persone che avevano visto un uomo allontanarsi in auto dopo aver caricato un cagnolino simile a quello scomparso. Rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza dai militari, l'uomo è stato denunciato e il cucciolo riconsegnato ai legittimi proprietari. La più irriverente tra le agenzie funerarie arriva a Rieti. Ad annunciarlo è la stessa Taffo Funeral Service dai propri canali social, con la solita ironia black che da sempre contraddistingue il marchio a livello nazionale. Taffo arriverà con un'agenzia nella centralissima piazza Marconi e si attende ora di conoscere quale sarà il bersaglio che Taffo sceglierà per annunciare ironicamente l'apertura in città. Le esibizioni live della settimana che condurrà la città alle celebrazioni di Sant'Antonio previste per domenica 30 giugno proseguono con un fitto programma di appuntamenti che da domani, giovedì 27, vedrà esibirsi sul palco di Piazza Mazzini alcuni tra i nomi più conosciuti del panorama musicale italiano come l'Orchestraccia. Raff si esibirà nella serata di venerdì 28 giugno e Mattia Bazar sabato 29. E intanto questa sera, a partire dalle 22, sarà la cover band dei Pinguini Tattici Nucleari ad esibirsi in Piazza Mazzini. Ed era questa l'ultima notizia di questa edizione del telegiornale di Rieti Life. Restate informati con tutti i siti del nostro network e non perdete la programmazione di Rieti Life TV che potete consultare cliccando sul pulsante che trovate accanto alla nostra testata. Il telegiornale di Rieti Life torna domani sempre alle 20:45 su rietilife.com, Facebook ed Instagram. A tutti voi una buona serata.